Grazie, padre Gianni. Buongiorno a tutti, scusa prima della lingua perché parlo poco l'italiano, sono poco anni qua in Italia, parlo arabo e francese perché sono di origine marocchina. Allora, signori, vi dico una cosa molto importante, il discorso della mattina. Se non sbaglio, ho capito che ad Alcobas ha un progetto generale della società, della vita, della terra con globali, non solo in Italia, o solo le aziende, o solo i magazzini, un'idea generale filosofica. Sono d'accordo con loro e consiglio a tutto il mondo, a tutti i responsabili politici d'Italia, di ascoltare ad Alcobas. Perché ad Alcobas è sulla strada giusta. Perché giusta? Un campione, un testimonio, semplice, sono come ad Alcobas 10 anni fa. Prima sono l'arbitro, non c'è grado la TNT di Verogoro. Delegato, ex delegato, anche se sono tornato delegato perché dei problemi familiari, di un magazzino. Non voglio lasciare ad Alcobas, perché sono sulla strada giusta e voglio tornare sulla bandiera. Ho detto prima, consiglio a tutti i responsabili di ascoltare la bandiera, perché io sono un campione di testimoni semplici. Da 10 anni fa vivo una vita di poverino, lavoro con le tette come facchino, come schiavo. Dai, fai quella, vai a casa, rimani a casa, non ci lavoro, adesso sono il padrone della tette. Sì. Prima mi chiamo marocchino o negro, adesso se non l'arbi vieni qua, cosa vuoi? Sì, la verità. Rispetto a... non sono tutti, cioè gli italiani bravi, non sono tutti. C'è la guerra della povertà, dei ricchi, dei soldi, un meccanismo generale, così non voglio parlare. Non compio, non sai perché, perché prima sono povero, adesso non sono ricco, non ho ricco, ricco, non è testa, è un cuore. Mi piace il mio lavoro, mi piace i miei colleghi, quelli che mi ascoltano sono... rapporto troppo bene, troppo calmi, troppo c'è rispetto, e fai un lavoro, sono un lavoro sacro, qualcosa parliamo in tavola, qualcosa parliamo giusto. Allora, scusa perché sono stanco. Allora voglio tornare sulla bandiera, i diritti, la dignità e reddito, bravo Gianni. Siamo quasi arrivati. Siamo quasi arrivati. Lo sai perché? Prima sono povero, adesso sono ricco. No, abbastanza. Hai due figli, moglie, c'è la casa, l'affitto, la macchina. Ah, problema di una macchina, non ho discorso di più. Prima quando è arrivato la tente, 4 macchine davanti alla tente, 4 macchine di fucking. Adesso pieni. Perché prima arrivavano sul motore in bicicletta a piedi. Lo testimoni o no? E adesso sono girati i sordi. La dignità, la dignità. Senti un lavoro, lavoratori, tranquillo, calmo, rispetto generale. Comunque, torniamo sul discorso della mattina. Hanno detto tante cose per il nostro globo terrestre, scusa che parlo francese, avere rispetto di questo globo, perché questo famoso di industrialità, di meccanismo di nostro. Comunque, grazie tanto al nostro Gianni, papà, Gianni, che ha fatto tanto di buoni a tutti. Grazie.